finisce qui. 16 anni dopo il Brøndby vince una gara di un girone europeo per la prima volta nella sua storia da quando si chiama Europa League. 3 punti, 3-2 contro lo Sparta Praga. È una notte storica ed è soprattutto una notte utile, perché ci rilancia concretamente al terzo posto del girone e forse è da rinviare la parola fine sulla nostra avventura europea. Dopo il 24 maggio 2021, giorno di un ritorno al titolo che mancava da 16 anni per il Brøndby, un altro giorno storico è stato senza dubbio quello che abbiamo vissuto contro lo Sparta Praga, perché era dalla stagione 2004-2005 che il Brøndby non giocava e non vinceva una gara di un girone europeo, all'epoca Coppa UEFA. Quest'anno eravamo partiti malissimo con le prime sconfitte contro Sparta Praga, appunto, poi Lione e Rangers. È cambiato tutto con quel 0-2 2-2 ad Ibrox, maturato proprio nello scorso episodio con il nostro primo storico punto in questa edizione dell'Europa League. Poi addirittura clamorosamente abbiamo vinto contro lo Sparta Praga con il primo gol di Capitan Maxo, con tante difficoltà ma anche con una grande voglia di rimanere in vita e almeno in lotta per il terzo posto, che significherebbe playoff di conference. Vedremo come finirà questa lotta, lo scopriremo in questo episodio. Sigla e poi partiamo! ...5.788 giorni dopo, il Brøndby è sul tetto di Danimarca. E rieccoci qua, a fine novembre, sempre più nel vivo di questa avventura con il Brøndby, che mi sta veramente tanto divertendo, spero anche a voi, anche se nei commenti siete sempre molto molto carini. Qui però c'è una notizia non proprio carina, perché Cembeé, che sarà infortunato contro lo Sparta Praga, tant'è vero che abbiamo messo dentro Roste da un certo punto, poi tra l'altro si è anche difeso abbastanza bene, sta fuori 4 settimane per una distorsione al ginocchio, e questo non va tanto bene. Era un po' che non facevamo i conti con gli infortuni seri, perché qualche colpo ultimamente i giocatori lo hanno preso, ma sono stati fuori al massimo 5 giorni. Nel suo caso invece è un infortunio che assomiglia più a quelli di Ure, Mensah e Slimane che a quelli di 5 giorni. È un mese sostanzialmente, 4 settimane, rientrerà comunque durante la sosta, saltando 2 partite, che sono le ultime 2 del 2021. Randers in campionato e poi Lione, nel match impossibile sulla carta, ma che potrebbe regalarci, e noi lo sogniamo, un passaggio almeno come terzi, e sapete cosa succederebbe, ma vedremo, non voglio farmi troppi piani. Perché poi ve lo ricordo, in Danimarca c'è la pausa a gennaio, si torna in campo a febbraio il 19, e vedremo se arriveremo lì, vedremo se faremo un po' di mercato, insomma è un episodio in evoluzione, perché poi conta quello che accade in campo, quello che accade soprattutto in Europa. Ma noi partiamo dal campionato, coppia obbligata a questo punto, Maxo e Rosted, 2 giocatori per caratteristiche simili, e questo mi preoccupa perché Cembeé aveva scalato le gerarchie difensive soprattutto per le caratteristiche diverse, cioè uno più rapido che stesse dietro in velocità agli avversari. Loro sono lenti, vediamo come va. Prima di andare in campo vi ricordo al volo di supportare questo video e ovviamente il canale iscrivendovi, attivando la campanellina e lasciando chiaramente un like a questa puntata della carriera. Però vi ricordo anche un'altra cosa, seguitemi su Instagram per i soliti motivi, ma soprattutto perché si sta avvicinando la 10ª storica edizione del derby degli youtuber tra Roma e Lazio. Sarà a marzo, e questo già lo sapete se avete visto l'ultimo video uscito sul canale. Quello che non sapete, e non lo sa nessuno, è il giorno, la data, il luogo, tutte le info, i partecipanti, non so, e quindi domenica alle ore 12 su Instagram uscirà un post in cui scoprirete tutto, quindi attivate il countdown su Instagram. Per farlo però seguitemi su Instagram, mi raccomando, domenica, e mi raccomando, se siete di Roma vi aspettiamo tutti all'evento, perché ci divertiamo e sarà una bellissima giornata da vivere finalmente insieme dopo il derby di Milano a porte chiuse. Adesso però torniamo al Brøndby Stadion, c'è Brøndby Randers. C'è Felix, inquadrato nel suo riscaldamento, dicono 3 gol nelle ultime 3 partite, la verità è che ne ha fatti 3 in una sola partita e poi non ha più segnato. Me l'avete segnalato nei commenti, che è uno che segna poco. La verità però, ragazzi, è che è uno che gioca poco, soprattutto da quando è tornato Mikael Ure. Infatti oggi dentro lui, titolare, anche perché c'è l'Europa League. Veniamo da una partita di Europa League e ci sarà quella contro il Lione. Ure ha giocato prima, Ure giocherà poi, oggi campo
a Felix, così come ci sono altri cambi di formazione, mentre questa è la classifica live che ci vede al terzo posto, a più 3 però soltanto sul Runners, e dobbiamo stare attenti. E questo è il Brøndby con Hermansen, che aveva già giocato in Coppa contro il Nordjylland, fa il suo esordio anche in campionato, gioca Rosted ovviamente, ma questo già lo sapevamo. In mezzo al campo la novità è Slimane, titolare, perché si riposa in quella zona Frendrup, così come si riposa Skjelderup dentro al suo posto Mathias Greve. C'è chi mi ha segnalato anche che si pronuncia Skjelderup e non Skjelderup. Vi dico, da quanto so è Skjelderup, ma a prescindere ormai è Skjelderup per noi, quindi fosse giusto o sbagliato non ci interessa. Dentro con questa prima importante gara dell'episodio, la tocca a Felix, è l'ultima del 2021 in campionato. Vediamo di chiudere bene quest'anno storico. Bene Bungard, ancora nella copertura, e poi il tocco dentro per Mabil, guarda Greve, guarda Slimane, serve il secondo, destro di Slimane, risposta in calcio d'angolo di Kalgren. Va Edlund dalla bandierina, ancora per Maxo, traversa a un passo dal secondo gol di fila dopo quello allo Sparta Praga. Tocco verticale su Ego, buon lavoro di Ankersen, deve stare attento Rosted che è nella terra di mezzo, arriva il cross, secondo palo e Randers in vantaggio. Nonostante il tocco di Hermansen, ha segnato Klisner, 0-1 al 34. Poi occhi al movimento di Wigan, gran palla di Felix in area per Wigan, Kalgren sulla traversa, seconda traversa del Brøndby. Greve da Felix, parte Slimane, lo vede Felix, la palla passa, Slimane uno contro uno, guarda dentro e serve Wigan che manca il pallone, non calcia più, dentro per... non ci credo, non ci posso credere. Cioè, già è assurdo che Wigan abbia mancato quel pallone e io volevo essere sicuro di segnare servendolo, ma poi quello che fa Edlund, ragazzi, è molto alla Edlund, ma non smetto di sorprendermi, è incredibile. Laurenborg dentro per Vito, che si gira e va col tacco da Ego, che è solo, Hermansen risponde due volte, straordinario Mats Hermansen, straordinario. Ancora su Greve, Edlund dentro per Felix, Kalgren di nuovo, poi Edlund dentro per nessuno. Slimane vuole pedalare su quella corsia più veloce di Kallese, guarda dentro dove c'è Edlund, buon pallone per Edlund, non ci credo, l'ha presa ancora Kalgren e questa volta era arrivato benissimo in anticipo Edlund. Poi Bruce se la va a riprendere, altro cross verso Felix anticipato, ma non riusciamo a segnare ed è incredibile, assolutamente una follia. Bungard a raccogliere l'ennesimo pallone, poi Greve, Mabil, Felix, riparte Greve, servito uno contro uno di Greve col destro, non ci credo, addosso al portiere due volte, ma è uno scherzo, e ha ragione il mister, è uno scherzo. Peraltro io lì con Greve angolo il pallone, lui calcia addosso al portiere, pazzesco, pazzesco. Mabil vuole Greve, trova Greve, c'è anche Slimane a rimorchio, servito, buon pallone per Slimane in area, guarda e serve Edlund, guardate come l'ha parata. Poi ditemi che non... vabbè dai. Tocca per Greve che vuole andare in velocità, è ripartito ancora Mathias davanti al portiere, Greve! Siamo al 90esimo, palla verso Dukuli, colpo di testa a trovare Greve, movimento verticale di Ure, palla verticale su di lui, dentro sono in pochi, c'è Edlund solo sul secondo palo, cross che arriva, non è un granché, l'ha messa dentro col piede debole Mikael Ure. Finisce qui, finisce qui, FIFA batte il Brøndby per 1-0 al termine di una partita che avete visto, e meno male, perché se ve l'avessi raccontata non ci avreste creduto. E quindi pensiamo a Lione, peccato aver chiuso così il 2021, ma è anche inutile arrabbiarsi ragazzi, abbiamo fatto il massimo. Dispiace per la classifica perché abbiamo sciupato il vantaggio che avevamo sul Randers in modo completamente così. Noi giochiamo al Parco El contro una squadra già certa di primo posto e chiaramente qualificazione. Lo Sparta Praga se la gioca invece in casa contro i Rangers. E il fatto ragazzi è che purtroppo per quel gol subito nel finale, abbiamo risultato tantissimo, ma è un gol che fa tutta la differenza del mondo, perché quel 3-2 cambia tutto. Come vedete noi siamo messi con loro a pari punti e con miglior differenza reti. Il problema sono gli scontri diretti, 1-0 in casa loro, 3-2 in casa nostra. Gol in trasferta qui evidentemente valgono, perché altrimenti non mi spiego come mai siamo sotto, e loro sono terzi. Quindi noi dobbiamo fare punti contro il Lione e loro devono perdere contro i Rangers. Devono perdere, per forza. È veramente complicata.
È veramente complicata la situazione, ma sognare e crederci non costa nulla. Andiamo in campo. La ragione dice che è impossibile, il cuore dice che, come vi raccontavo prima, crederci non costa nulla. Ci dobbiamo credere, perché se siamo in questa situazione apparentemente infattibile, con troppi incroci, con troppa complessità, beh, è semplicemente merito nostro, perché per i valori generali presenti in questa Europa League saremmo dovuti essere ancora a 0 punti, ultimi e già eliminati. Invece, con 4 punti nelle ultime 2 partite, il nostro destino è ancora in bilico. Non dipende solo da noi, ma dipende anche da noi. Questo è il Parco El. Questa è la sesta ed ultima della girone. Questa è Lione Brøndby, la verità. E allora uno sguardo al pallone, perché potrebbe essere l'ultima volta che lo vediamo in questa stagione. La tocca a Mikael. È cominciata Lione Brøndby. Wigan porta a spasso il pallone, guarda Skjelderup, guarda la profondità anche di Edlund, poi la tiene, si mette in proprio, serve Skjelderup, si gira e va da Ure. Occhio a Mikael che è passato in area, insiste, forse si defila troppo, lascia Mabil Lopez, la prima palla gol è la nostra e il mister dice continuiamo così. L'appoggio di Rodriguez è per Paquetà, scambio con João Pedro, va il 10, subito scoperto il Brøndby, Paquetà apre troppo il mancino, palla fuori di 3 metri. Tocco ai cambi, prova ad allungare il passo su Bruce che va in tackle, prende il pallone e lo tiene anche in gioco. Tocco ai cambi, João Pedro non supera Rosted che non sarà veloce come Cembe ma fisicamente tiene la grande, poi Frendrup, Skjelderup, tanto campo soprattutto per Edlund a destra, l'apertura arriva puntuale per lo svedese, dentro Ure, la porta Edlund, poi il cross per Ure che è lì al posto giusto per fare 1-0, è avanti il Brøndby al Parco El e la firma è quella d'autore, 1-0, un gol che fa impazzire completamente noi e voi. Ma è un gol che vale poco, perché manca ancora tanto, manca ancora tanto. Ma una cosa è certa, finiamo questo girone con un atteggiamento e una consapevolezza differente rispetto a come l'abbiamo iniziato. Può intervenire Maxo, però occhio perché c'è Toko Gambi, posizione regolare, dentro João Pedro, sterza il camerunense, poi mette il cross che rimane lì. Maxo su João Pedro, raccoglie Cadevere, lo prende Skjelderup ma non riesce a chiuderlo, Cadevere insiste, palla dietro, occhio alla conclusione di Lucas Paquetà, l'ho detto che è appena iniziata, scambiare lo fa con Frendrup, occhio che lo rincorre Paquetà ma è molto veloce, ma Bill sul secondo palo sempre Edlund e dentro sempre Ure, occhio al 7 che crossa per Edlund che riesce a sbagliare un gol, signori, che era più difficile sbagliare che fare, palla sulla traversa e poi sul fondo. Mentre il campo si muove Wigan, la palla arriva, occhio al movimento di Ure che è partito, la palla passa e Ure guarda Lopez, ancora Ure, Lopez, troppa potenza, poca testa questa volta. Cadevere, dentro João Pedro, secondo me fuori gioco, l'arbitro non fischia, allora Maxo deve rincorrere Mirante, una muraglia quella delle Brøndby e palla verticale su Aver Mabil, dentro sempre Ure isolato, ma si fa vedere, Mabil lo guarda, lo serve, Ure non c'è, Edlund sì e c'è anche Lopez, fischia l'arbitro, in archivio la prima metà di Lione Brøndby, siamo avanti noi e però lo Sparta Praga sta battendo i Rangers e questo renderebbe inutile anche la nostra vittoria, cioè vincere al Parco El e non passare sarebbe folle. Intanto bisogna vincere e poi forza Rangers. Skjelderup guarda Mabil e prova a lanciarlo con un grande pallone, dentro Ure e Simon Edlund, Mabil al cross verso Lopez che la fa sua, permette in gioco
testa di Rosted che lotta con João Pedro, paradossalmente più giusto di Cembe contro João Pedro, Sigurd Rosted. E poi Edlund controlla alla Edlund e perde il pallone. Paquetà da João Pedro, che manda in porta Toko Ekambi, palo! E poi Mirante tocca. João Pedro, tacco a trovare i cadeveresi, aperto Bruce che deve intervenire come può, interviene sull'uomo. E prenderà il rosso qui Bruce, sì. Rosso diretto. Chiaramente volevo intervenire sul pallone, ma giusto il rosso. Mi sarei arrabbiato a parti invertite se non l'avessero dato. E adesso bisogna mettere qualcuno al posto di Bruce, ma soprattutto non prendere gol qui. Parte João Pedro! Alto! Cross arretrato, Aouar! Sul fondo! Per il momento il risultato è clamoroso, ma potrebbe non bastare. Fondamentale capire cosa succede in Repubblica Ceca tra Sparta Praga e Rangers. Intanto Edlund vuole portare avanti l'ennesimo pallone della sua partita, lo fa su Enrique che lo rincorre ma non riesce a tenerlo. Insiste lo svedese, tiene lì il pallone, adesso anche alla bandierina, però non dobbiamo riconsegnarglielo. Sempre Edlund in possesso, serve un compagno e trova Mensah. No, non trova Mensah perché gli ha dato una palla equina. Uno di recupero, non facciamo scherzi. Enrique, in teoria il recupero è finito. Finisce qui! E comunque vada! Grazie ragazzi! Grazie ragazzi! Perché ci avete fatto sperare fino all'ultimo! Comunque vada! Una prova eroica del Brøndby contro un Lione, sì, già qualificato e certo del primo posto, ma pur sempre contro il Lione. E abbiamo vinto noi per 1-0 grazie al gol di Mikael Ure e grazie a una super prestazione di tutti gli altri. Ora però... fatemi sognare ancora, per favore. Ai punti il Brøndby dopo le prime tre sconfitte, pareggio alla quarta, vittoria alla quinta e vittoria alla sesta, meriterebbe, eh. Proprio l'Atalanta del 2020. Però io ho paura di andare a vedere che qua... Avanti. Hanno vinto i Rangers! L'avete visto anche voi! Con la coda dell'occhio hanno vinto i Rangers. Andiamo a vedere. E infatti giocheremo in conference contro l'Union Berlino. Pazzesco ragazzi, pazzesco tutto. Era 1-0 Sparta Praga all'intervallo e 2-1 Rangers al 90esimo. Noi chiudiamo a più 3 sullo Sparta Praga, peraltro a meno 1 dai Rangers, cioè se avessero pareggiato saremmo arrivati clamorosamente secondi e il playoff diventava quello di Europa League. Abbiamo fatto un'impresa, dobbiamo godere tutti in questo momento. Questa è la situazione, spostata la partita con la Nordjylland dal 20 e quindi da sabato a domenica per rifiatare. 17-24 avremo andata e ritorno. Io ancora non posso crederci, non sto metabolizzando. Signori, so che nello scorso episodio abbiamo giocato tipo 6 partite e oggi ne abbiamo fatte soltanto 2. Però ho bisogno di fermarmi ora, perché ho bisogno dei vostri consigli, realistici come sempre, sul mercato invernale. Io vi prometto che prossima settimana molto presto uscirà un nuovo episodio, ma voi riempite di commenti questo, perché dobbiamo costruire, o meglio arricchire, la squadra per la Conference League, perché me la voglio giocare. Obiettivo quarti di finale, ce lo diamo oggi, ce lo diamo il 10 dicembre, obiettivo quarti di finale in Conference, significherebbe passare 2 turni. Vediamo, intanto ci fermiamo e ancora grazie Brøndby, perché sono sempre più innamorato di questa favola.